Questo programma è offerto da Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Da Esposito Gianluca si effettuano revisioni auto e moto in 30 minuti, centro revisioni autorizzato, inoltre convergenza ed equilibratura, assistenza e vendita di gomme delle migliori marche. Il centro revisione di Esposito Gianluca si trova in via Salvatore Raffaele 89 tra supermercato I Pini e Cantina Bruzia ed è aperto da lunedì a sabato. Per prenotazioni chiamalo 0968 46 46 05. Premac, laboratorio prove e sperimentazioni su materiali da costruzione. Viale Santuario di Tipodi, Feroleto Antico. Telefono 0968 45 38 48. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301. Oppure 349 13 35 728. Ma c'è qualche... Siamo partiti. Oggi è lunedì e quando viene il lunedì, per la verità, i problemi, cioè le notizie, latitano. Come direbbe Albino. Latitano sugli sport. Latitano. Cominci da mattina, buongiorno. Oggi ne abbiamo 19. Ovella, 19 oggi ne abbiamo. No, 18 devi muovere, Tony. No, tu hai detto 19. Oggi 18 giugno. Oggi 18 giugno. Mutati tondo. Ma non ti può mutare tondo. No, stiamo avendo questa settimana. Una settimana, ma dovrebbe, voglio via via scemare questa. Scemare fra tre giorni, quattro. Che disagio, mo. Ha detto ieri. Che dice il meteo? Va, anticipiamo col il meteo. Il meteo dice ancora provasche su basso terreno. Ancora? Provole, no, provole. Piovasche. Hai detto provasche. Provasche, detto io. Ancora piovasche su basso terreno. Le temperature restano immutate, come hai detto io. Restano, che vuol dire immutate? Restano così, ancora non cambiano. Restano sempre stessi. Sempre stessi, ci vogliono 3-4 giorni ci vuole. Bravo, buongiorno Lamezia. Buongiorno Lamezia, siamo sempre qui a Gol del Caffè, via Savotano. No? Località Savotano. Località Savotano, dal nostro amico Gino, che lo salutiamo. E tutto lo stato. Sì, cominciare a tutti paracolati. No, ho capito. La giornata è così, il sole va e viene, gioca a nascondino tra le nuvole. Io quando aereo tra le nuvole il sole gioca, cioè, se mi trovi, poi sotto c'è che suono. Albino. È vero, donne. Io ho capito. A nascondere come tu giocano, gioca di sole. Sammuccia, poi si fa vedere. Vedete qua. È la giornata di oggi, ma anche la giornata di ieri, dell'altro ieri, cioè Lamezia, io credo che mai nella nostra città ci sia stata questa atmosfera, un'atmosfera così, che ti
che non ti stimola, che non... C'è una musceria, come vi dico. Va bene. Oggi è così, Tony. Noi... No, perché, vedi, Albi, perché questa... Abbiamo una commissione straordinaria che non sta certo brillando per iniziative, non sta certo brillando per la risoluzione dei problemi più spiccioli. Caro dottore Alecci, ci sono problemi di ordinaria quotidianità che non vengono risolti. Cioè, voglio dire, qua, stando ai tempi, no, dobbiamo aspettare ancora un anno, se tutto va bene, per avere un'amministrazione, diciamo la verità, non è che con questo io sto giustificando il comportamento, tra virgolette, dei politici, perché se ci troviamo in queste condizioni, certamente ci troviamo anche per il loro modo, il loro modus operandi. Io non ho mai buttato la croce ai commissari. I commissari chiaramente sono stati mandati qua perché è avvenuto un fatto. Poi sarà la storia che ci dirà se la Mezzia meritava o meno uno scioglimento. Il scioglimento è arrivato. Sicuramente, sicuramente dobbiamo aspettare addirittura la primavera del 2019 per poter avere il responso dell'oracolo del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Intanto c'è ancora, voglio dire, questa vicenda della incandidabilità o meno dell'ex sindaco Paolo Mascaro, anche di Pasqualino Ruberto, ovviamente. Sul fatto dell'incandidabilità, diciamo che le motivazioni addotte dal ministero, eccetera, sembrano un po' debolucce le motivazioni. Magari sul fatto che ne possa uscire bene Pasqualino Ruberto, l'ex sindaco Mascaro, eccetera, secondo me le possibilità sono molto alte, ma questo non cambia niente, ovviamente. È tutta una questione più personale di Paolo, no, per uscirne indenne. Tony, io stamattina sto guardando, no? Tu stai parlando. Sta guardando. Sto guardando quelle marciapiede, guarda Tony, che cosa c'è? La gente non può camminare su quei marciapiedi ed è pericoloso, deve camminare sulla strada. Ma almeno mio, ma possibile più di quello che non l'hanno sentito. Ma più di quello che facciamo, noi vede, non possiamo, non possiamo andare oltre. Stesse condizioni si trova Raffaello Conte. Raffaello Conte sta lavorando nonostante, voglio dire, ce l'hanno impedito. Cioè praticamente sono ben altri coloro i quali dovrebbero fare alcuni lavori, ma lui gli sta dicendo come un caterpillar a testa bassa, non gliene fotte nulla, va avanti comunque. Ormai per lui questa è una missione, ha deciso che questa città deve essere pulita e laddove magari c'è stata spazzatura, secondo lui dovrebbero esserci dei fiori, delle aiuole. È una sua missione. Io mi auguro che questa forza, questa lo sorregga, perché qua c'è da smontarsi, no? Io ovviamente
ci troviamo nelle stesse condizioni. Noi qua gridiamo, 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 però la controparte mi pare che è abbastanza sorda, se ne strafotte. È chiaro che noi lo abbiamo sempre detto, non abbiamo mai avuto la pretesa di cambiare il mondo. Noi qua riportiamo solo le amarezze, i problemi, le speranze di una popolazione che in questo momento è in ginocchio. Perché la Mesia in questo momento la vediamo in ginocchio, c'è sofferenza dappertutto, nelle famiglie, nelle attività commerciali, eccetera. Quindi che cosa possiamo dire, signor commissario? Lei ovviamente non vuole sentire consigli, suggerimenti. Scusatemi, suggerimenti. Noi le abbiamo detto di alzarsi dalla poltrona e farsi quattro passi per la città. Lei quattro passi per la città se li fa quando deve inaugurare qualcosa, quando c'è da presentare qualcosa, quando c'è una qualsiasi funzione religiosa o civile. Vabbè, si vuole limitare a questa la sua azione. Non lascerà sicuramente un buon ricordo nella nostra città. Questo è sicuro. Perché lei i poteri per intervenire su alcuni temi li ha, questi poteri. Però evidentemente la storia che i dipendenti, i dirigenti, i funzionari, eccetera. Sulla multiservizi ovviamente è calato il sipario, un bel telone spesso, non si vede niente, non si capisce a questa multiservizi come stanno andando le cose, eccetera. Sulla SACAL noi abbiamo avuto tempo fa un pourparler con il presidente De Felice. Insomma, abbiamo chiesto anche un tantino di trasparenza, cioè l'opacità non fa bene a nessuno, ma voglio dire, ci ha spiegato alcune cose in maniera molto esaustiva, anche se voglio dire veloce, perché era pronto per partire. Sul mare è inutile ripeterci, amici miei, ormai come bene nu pigiamo senza le parate, i convegni sul mare, cosa, lasciano il tempo che trovano, bla 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 bla. La verità è che anche quest'anno avremo un lungomare, quella striscia lingua d'asfalto là adagiata su una spiaggia dove non c'è nessuno, dove non c'è niente. Solo parole, no? Ma dico, non vedo un problema risolto. Cioè non vedo un problema che è stato aperto, è stato guardato e si è chiuso. No, tutto in alto mare, tutto in itinere, non ti parla nessuno. Questo è il Albè. Sì, sì. Come stanno però, guarda, veramente come stanno, è proprio esagerato. Stanno. Il guaio è questo. Anche la festa di Sant'Antonio è stata una festa sottotono. Sottotono, sì. A mio parere. No, a è mio stato parere. Sottotono. Poi, ripeto, ognuno. C'è chi è stato contento per quella trovata della apertura di Corso Nomistrano alla viabilità, c'è chi non è contento, ma in queste cose non ci entro nel merito, è sempre così, non è che si può accontentare tutti. La festa è stata una festa sottotono, su questo non ci sono dubbi. Certo, certo. Complice anche il maltempo. Sai che è stato pure il maltempo. Nonno, io ho parlato con alcuni commercianti. Per la verità
le loro facce erano abbastanza indicative. Deluse. Certo, perché c'è gente, mica qua è abbastanza consistente l'occupazione di suolo pubblico, per 3 giorni. E praticamente c'è gente che non è riuscita a recuperare nemmeno la tassa, nemmeno il pagamento che ha dovuto effettuare per l'occupazione di suolo pubblico. Va bene, ma queste qua sono cose che ponderabili, può succedere, non è che una fiera c'è chi vende di più, c'è chi vende di meno, c'è che... Poi sono anni che diciamo che la fiera non ha più il fascino di una volta, aveva una sua essenza, una sua valenza, un suo significato la fiera. E quando eravamo ragazzi la fiera per noi era qualcosa di, non lo so, però erano quei tempi dove non c'erano supermercati, ipermercati, dove c'erano tutte queste cineserie. Oggi trovate tutto quello che c'è nelle fiere lo trovate nei grandi magazzini, soprattutto quei magazzini gestiti dai cinesi. E allora che è rimasto? Non Mastazzolo vuoi piatto dalla mattina alla sera? Mastazzolo, li stiamo piando Mastazzola in questi ultimi tempi. Poi quando mai non è arrivato la giostra? Tony, ti ricordi tu che anche una volta non è arrivato la giostra? Io me lo ricordo che c'è stata sempre. Ma che giostra che venivano? Ma che mi dici? Manco la giostra. Non lo so. Non è una festa di Sant'Antonio così, è una cosa arranciata. Albe, io non condivido, non concedo. È come se noi avessimo di pagare il pegno. Pegno, sei bravo. Ho la vaga impressione che questa città è stata sciolta per presunte infiltrazioni mafiose. E allora deve pagare lo scotto. Ma io ho questa vaga impressione che piano piano, no, incomincia a diventare, passa da vaga a netta sensazione, che mi pagare il pegno, perché non, se non si spiega, perché un commissario può, è il sindaco della città, perché non deve lasciare un buon segno, perché non deve, cioè il fatto che lui arrivi alle 8 e si indiva alle 8 della mattina e si indiva alle 8 della sera, che senso ha? Che senso ha queste 12 ore? Praticamente sono state costruttive e sono servite a qualcosa. Io ancora non vedo niente, signor commissario, mi consenta. Le strade sono sempre quelle che sono. Ci sono strade dissestate in una maniera vergognosa. Non parliamo della vegetazione che ormai impedisce alla gente di camminare sui marciapiedi, ma lei praticamente è sordo, come si chiede su tutte le gente metropolitane. Vabbè, ma lasciateli parlare. Che dica, si dice sempre così, no? Lei ecco perché deve alzare le, quando uno dice alzare le chiappe e venire di persona e toccare con mano quello che si dice. Vede dottore Alecci, noi qua non abbiamo padrini politici, noi siamo una televisione libera con la L maiuscola, non apparteniamo a nessuno e noi ci permettiamo di dire no, le cose come stanno. No, io sono qua in località Savutano, diciamo le cose fronte, come le vediamo, e cioè di fronte abbiamo quello che un abbozzo di parco di Savutano, che si sta creando un parco, i lavori sono fermi da parecchio tempo e ci sono degli enormi ciuffi di vegetazione, di erba che impediscono il passaggio delle persone e quindi la gente è costretta a scendere e a camminare sulla strada. Ma lo vediamo da qua, ma lei evidentemente
dato che lei alle 8 arriva, sta stretta dall'ufficio, aprimi i giornali e poi ne usciamo alle 20. E ci dimmi il giornale, ne andiamo alla casa. Se questo qua è. Ecco, Tony. Ma lo so. Cianciano, e noi possiamo fare anche alcune immagini. Ma veramente. Ma... Non è che ci mancherebbe altro. Noi faremo anche. Così avrà modo il dottore Aletti, no, il nostro commissario, il nostro sindaco, è vero? Ci sono giovani che fanno il footing, come dici? Footing? Quelli che scappano, no, mi si allena. Un liberare queste parole che poi possano avere un significato. No, ci mancherebbe. Un significato diverso e qualcuno. Insomma, ci potrebbe. Guaralar! Correggimi tu, quello che volevo dire. Ma non c'è gente che fa attività sportiva. Non ho capito, abbiamo noi la lingua più bella del mondo. Purtroppo ormai ricorriamo tutti quanti a dei sinonimi in altre lingue, ma chi se ne frega? Ci sono le piste ciclabili. Che sono tutte piene di erbacce con ciponieri. Vabbè, i pisti ciclabili è stata un'idea dell'amministrazione di Gianni Speranza. Aveva un significato. Sì, aveva. Io non è che. Non è che posso contestare la pista ciclabile è stata fatta. Aveva un significato. La verità qual è? Che la pista ciclabile non è stata mai attraversata da biciclette. Io non ho mai visto frotte. No, gruppi di gente di cagamelo su la pista, non l'ho vista, però è stata fatta. È stata fatta, c'è. Io non è che posso contestare una cosa fatta, se poi la gente... No, io contesto una cosa fatta, Tony, contesto che l'hanno fatta, bene che l'hanno fatta, è giusto, però non possono camminare i biciclette perché c'è ieri. Ma questo ce l'hai detto? Questo volevo dire. Capito? Questo lo dobbiamo dire al dottore Alecci, il nostro sindaco, aspetta un attimo. Stare calmo. Andiamo all'altra notizia. Stare calmo. No, stare calmo, perché se lo facciamo pure più tardi. E visto che stiamo parlando di strade, stiamo parlando di situazioni incresciose, eccetera, c'è un racconto a firma di Doranna Rocca, che salutiamo, sulla pagina locale, sulla pagina di Lanesia, dice... Un voto alle strade di Nicastro, è stata una cosa simpatica, un viaggio nella città per capire lo stato dei luoghi. No. 15 vie su 25 sotto esame non hanno superato il test. Mo io non so. Ecco, praticamente il punteggio è stata una cosa simpatica, no? Un'iniziativa simpatica, il punteggio in buona sostanza viene assegnato sulla base della presenza o meno di buche, situazioni pericolose, degrado generale, quindi si divertono a mettere i voti, eccetera. Veramente, passiamo per via Francesco Colelli, un breve tratto a cui assegniamo 8, ma a Madonna, io la faccio spesso proprio 8. Se è una questione di manto stradale, e allora però a mio parere non dobbiamo soffermarci su manto stradale, ma ci dobbiamo, secondo me, essere, è una cosa molto più complessiva. Però, ripeto, è una cosa divertente, no, che hanno fatto, che io apprezzo molto. Vedo dei voti però che c'è scritto le che non sono classi. Che non sono, voglio dire, che io non ho le buche rappate le buche rattoppate male su via Aversa. Rattoppate. Quando una cosa si rattoppa, no? Quanto sono rattoppate? Mamma mia, ci ha messo mezz'ora con su cazzo di rattoppate. Oh, pillane madonna. Ci sono zone, ripeto, la cosa è
ripeto, è simpatica, approfitto per salutare Non diciamo bugie, ecco. Allora. Ecco qua. Sì, ma guarda caso, parlando, per esempio... Il commissario, lo vedo. Io, ma... di lei, forse, non c'è guarda. Certo che è a lei, come di lei. Si vede le fotografie... C'è bisogno di un mangiare, vede le fotografie. E di dire in giro... Ehi. Perché qua ci sono dei giardini, delle, dei piccoli, diciamo, giardini, ecco, su via Tommaso Fusco, c'è un giardino... che praticamente di rimpetto la banca Credem, insomma voglio dire è quasi una discarica abusiva, una discarica a cielo aperto. C'è un'altra villetta che è a ridosso di via Colelli che spesso e volentieri è piena di pellettili, no, frigoriferi, cartoni, carti, hier, roti, cioè voglio dire... Ci mettono pure uro e... Vede sindaco, perché io la posso anche chiamare sindaco, perché no? Vede commissario... A me sa la faccia dello sindaco, lo può chiamare sindaco. Commissario. Ma ribadisco, manca poco. Che ci vuole per intervenire su queste criticità che rendono la vita quotidiana un po', no? Ci sono zone di Lamezia che ormai dove è acclarata, no? C'è una discarica a cielo aperto. Via Mendola, per esempio, è diventato quasi l'emblema, la rappresentazione plastica delle situazioni di Lamezia. È una vergogna quello che abbiamo visto là. Ratti, scarafaggi, sporcizia, ratti, scusa, hai detto ratti? Razze di topi sono. È vero, tu parli del topo del figlio. Leone, azzo, ratti, razze, lo sappiamo. Certi zoccoli tanti. Lo sapevo che razze chiamavano, erano i topi. Chi era secondo te ratti? Non lo so, i bratti, avete capito? No, i bratti, scarafaggi, diciamo. Scarafaggi. O blatta. Blatta. Le scarafaggi non tanto si vedono, le scarafaggi si vedono alle fognature. Ma su poco goccio ci dove c'è il nome come escono assieme da una pastiatella. E qua, va bene, tempo di esami, dice Dora. Non mi ha fatto vedere sta battuta, cara. Qual è? Scusa. Un voto alle strade di Necazzo, c'è andato un voto. Sì, fatto esame, no? Sì, infatti dice simpaticamente, il tempo di esame, allora andiamo noi, facciamo questo esame. Certo. Però Tony, guarda, ti posso dire, a tutti i parti, non so. Vedi, anche lei a pie pagina dice, si accolga l'ironia di questo pezzo per invitare ad una maggiore attenzione e cura, no? Per la nostra città. Certo. Anche i cittadini debbono fare la loro parte, certo. Signori miei, diciamo la verità, ci sono un sacco di oggetti. Noi abbiamo un'isola ecologica che lavora magnificamente la nostra isola ecologica, è facilmente raggiungibile. È a gratis, non è che vi devi pagare, però quando portate ferraia, tumobili, voglio dire accessori per il bagno, cessi, bidet, eccetera, portateli là, no, là c'è una... Ma poi si chiamano, Tony, si chiamano, io quando ho cambiato la cucina... Ho chiamato la Monte Servizio, manco un'ora e minuto stanno chiari. Ma che l'ha chiamato? Alla Monte Servizio. Alla? Monte Servizio, Monte Servizio. Monte Servizio. Monte Servizio, alla Monte Servizio. L'abbiamo scenduta nuova. L'abbiamo scenduta nuova e poi... L'abbiamo scenduta nuova. È obbligatorio, sì. Ora è la nuova, come sapete. Sì, sì. Allora, dopo questa... Piccola parentesi. No, è una cosa veramente seria. Piccola parentesi, voglio dire, condivisibile o non condivisibile, poi ognuno dall'altra parte.
ripeto, noi anche noi siamo presi da questa, da questo magone, da questa, no, però noi abbiamo l'obbligo di reagire, abbiamo l'obbligo di chiamare la cittadinanza, no, ad essere più presente, ad essere più presente. C'è una, no, ognuno pensa, ripeto, pensa da qua ad un anno come presentarsi davanti agli elettori. Vedete qua, il problema non è quello, il problema è che giorno per giorno voi dovreste essere presenti su ogni cosa, ma senza fare i soliti convegni, incontri che non servono una mazza. C'è un problema a mare, vediamo di risolverlo. La passerella che manca per i ragazzi diversamente abili, ragazzi e ragazze diversamente abili, è stato posto questo problema, è stata fatta questa domanda. Questa passerella è stata messa là? Si sta pensando a farla sta cazzo di passerella? Onde parlava ad agosto? La passerella. Beh, c'è la mentolina passerella. Ma come mi pare? Questa è la quando bisogna risolvere il problema. C'è stato un grido d'allarme. Andiatela a mentire, la passerella. Signor commissario, una passerella, se è vero, perché è notizia di 4-5 giorni fa, c'è stato questo grido d'aiuto, no, signor commissario, provveda, cioè bisogna anche rispondere positivamente ad alcune, voglio dire, sollecitazioni. Non è che tutto quanto è impossibile. E là un ci sono sordi, e là un c'è chilo, e là un c'è lo dirigente, e là un c'è. Ma ci devi il bagaglio e già ti vende. Scusate, ci vado io. Oh no, quella presenza. Vengo pure io, Tony, ma se tamo. Ben Albino. E subito mandiamo ad Albino, subito. Lo faccio pronto, immediatamente assessore alla mobilità. Chiamiamo. Guardate, dovete andare subito di urgenza. Oggi non deve passare. Subito a pulire lì. Pronto, subito dovete andare. Mamma mia, hanno chiamato, dobbiamo andare subito. Questo, che ci vuole? Non ci vuole niente. Vabbè. Come posso dire, rompiamo immediatamente e questa, più difficile. Tutta questa pappardella, questo pistolotto, fare, dai, che sicuramente annoierà tanti, eccetera. E rompiamo tutto con il pensierino del giorno che ci recita alla sua maniera. Non serviamo anche la popolazione. Abbiamo il Pico della Mirandola, alla Mesia, abbiamo Pico della Mirandola, ma abbiamo anche qua il Dante Alighieri, è vero? Dante Alighieri, davvero così. Di Via delle Rose, no? Vai, Dante, vai. Cioè, vado al pensiero del giorno oggi, che dice così. Il tanto diventa poco se si desidera ancora più un po' di più. Ancora un po' di più. Ma che vuol dire, Don Ekis? Tu cada lo saggio, Don Ekis. Il tanto. Cioè l'avere molto, no, allora l'avere molto diventa poco se si desidera ancora di più. Cioè c'è gente che non si accontenta mai. Se tu hai tanto diventa poco se desideri ancora di più. Quindi accontentati. Accontentati di chiedere, no, ma come quello che dice, di dovremmo ma mai c'ha più uno e non riscappa. Accontentati di ma c'ha. Che ne c'ha scritto, amara vergine muerta? L'ha scritto Francisco de Quevedo, Villegas. Francisco de Quevedo, i Villegas. Chi sono? Ti stai bevuto, Tonè?
Questo è vero che l'hai visto. Ha visto vedo. No, no, questo è deceduto. È morto, è deceduto parecchio tempo, poverino. Va bene, allora. Lo salutiamo lo stesso, quello che non c'è più. Francisco. Ti salutiamo. Buona dias, come si dice? Buona. Buona dias. Buona dias. Buona dias. La chiesa ricorda. Vediamo la chiesa ricorda, almeno sentiamo un santo. San Gregorio Barbariggo vescovo. Ripeti, dai. San Gregorio Barbariggo vescovo. Beata Maria di Sapoleto. Com'è? Sapoleto. No, di Spoleto. Tu hai visto io qua? Sapoleto. Beata Maria di Spoleto. Alto. Vicondè Maria. Marina. Undè San Marina. San Marina. Beata San... Marina. Beata è una cosa, santa è nata. Beata Marina di Sapoleto. Insomma, ci sta super le palle su Spoleto. Sapoleto, va bene, aggiudicato. Ma puoi dire pure Sapoleto? Sì, no? Che cazzo vuoi? Roma, ti puoi dire pure Croma. Che vuol dire? Insomma, sta male. Di Spoleto. Capo Spoleto? Beata Marina di Spoleto. Spoleto è un paese così carino, così bello. Bello sì. No, ci ha anguagliato lui. Poi a San Galogero, Eremita. Chi è? Eremita. Cari accademici della Crosca. Ma che cazzo? Eremita. Non fate sbaglio. Dov'è sta differenza? Potevo scrivere come dici? Eremita. Si poteva scrivere anche Eremita. Eremita, si può dire. Eremita. Meteo. Come Meteo. Meteo, sì, perché ci va, Meteo. Dov'è il problema? Meteo. Non è la stessa cosa. Meteo. C'è scritto Meteo. C'è scritto o Meteo. No, c'è ma scritto c'è gente che dice Meteo. Perché non si può dire Meteo. Meteo. Permetto. Le previsioni del tempo l'ho già detto prima. Tony, stamattina nel giornale, come dicevi tu prima, non c'è una mazza. Sì? No, altro. Una mazza, io non ho detto. Non c'è la cronaca di La Mezza, perché oggi c'è lo sport. Facciamo gli auguri al Cosenza, che è andato in Serie B. Sì, è certo. Anche questo è un modo. Intanto io do un in bocca al lupo, complimenti al mio amico Eugenio Guarascio, imprenditore che regge le sorti del Cosenza da 6-7 anni con risultati apprezzabili, come voglio dire, come duopo nel calcio. Diciamo che il nostro caro Eugenio ha visto pure male giornate, no? Perché purtroppo il calcio è terribile, si passa dalla stalla alle stelle e dalle stelle alla stalla nel giro di 24 ore. Però dobbiamo lui fare i complimenti, Tony, certo, ai giocatori. Lui ha insistito, ma anche a una gestione oculata, sì. A una gestione oculata, senza voli pindarici, mattonella per mattonella, hai capito che ti voglio dire? Sì. Anche prendendosi un sacco di critiche, è andato avanti per la sua strada, quindi grande merito ad Eugenio. È chiaro, poi la scelta tecnica ha la sua rilevanza. Braglia non è l'ultimo arrivato, è un maestro di promozione, quindi è anche con Braglia pare che ci sia stato un momento di, voglio dire, di crisi tra di loro. Però vedi qui, quando i giocatori sudano la maglia, ecco, questo ti fa capire, perché guarda che veramente hanno giocato veramente di Serie B. Qua c'è un articolo che riguarda la Conad della Lamezia, fresca di promozione in Serie B, credo che il sindaco, è vero?
lo sappia. Purtroppo c'è questa vicenda del palazzetto dello sport, caro dottore Alecci, che frena trattative e quant'altro per la composizione della rosa per affrontare un campionato importante qual è quello di A2, dove le concorrenti sono molto agguerrite e dove ognuno cerca di rinforzarsi per, no? Quindi domani pare è in programma un nuovo vertice al comune per cercare di stendere una tabella di marcia che porti alla riapertura della struttura. Mi auguro che finalmente, dottor Alecci, si possa arrivare a una risoluzione, a una soluzione del problema. Questo vale per la Conad Lamezia, deve valere per la squadra di basket che ha vinto il campionato, deve valere per la squadra di calcio femminile che ha vinto il campionato. Si può anche incominciare da questo, dottore Alecci. È inutile andare nei convegni a fare tavole rotonde che lo sport è aggregazione sociale, lo sport tende a togliere dalla strada i ragazzi, giovani dal malaffatto, i sicazzi, i ciacciari e tabaccherelli. Ma dico, vabbè che non mi meraviglio così, ma di che cazzo ha il palazzetto dello sport che non va? Quanti soldi ci vogliono? Ce lo faccia sapere, dottore, facciamo una sottoscrizione come televisione. Addirittura le società hanno detto li anticipiamo noi. No, non va bene niente. Capi di mulatri dappertutto, vediamo mafia dappertutto evidentemente. Vediamo malaffare dappertutto. I pregiudizi non fanno bene. Venite qua prevenuti, io il primo giorno di servizio ho detto, dottore Alecci, lei e i suoi colleghi non siete atterrati a Gomorra, siete atterrati a Lamezia Terme, una città che ha avuto e ha dei problemi di criminalità organizzata, non l'abbiamo mai nascosto questo problema, però onde esageriamo. Dobbiamo andare avanti e lei è una parte importante adesso, perché lei è il sindaco pro tempore della città, quindi agisca come sindaco pro tempore e non come funzionario dello Stato, sennò non ne usciamo più, non ne usciamo più. È vero. Intanto si parla di questa vicenda della sanità, tutti quanti che cacciavano la vaccarella a scura, no? Addirittura Oliverio che si propone come colui il quale dovrebbe dirigere la sanità. Tutti quanti, basta con i commissari, Ma guardate qua, ma veramente avete una testa di cazzo evidentemente tutti, io non lo so, amica. Scura è stato mandato qua dal governo per fare il gioco sporco, io l'ho sempre detto. Bisognava venire qua in Calabria e tagliare lo scempio che per anni avete portato avanti voi, cari politici, caro Oliverio e cari amici. Avete rapiruto qua in passato decine di ospedali,
nel raggio di 10-20 chilometri, 5-4-5. Avete creato macchine del consenso, carrozzoni, che sono serviti i movimenti di cazzi vostri. Quale responsabilità scura? È chiaro che è impopolare. Viene qua, va là con la cesoia e c'è camutaggi che a chi stanno fatto carne di porco. Perché avete fatto carne di porco, avete fatto. Vi dovete vergognare. Ma avete la faccia così come il culo, che è difficile. La parola vergogna non appartiene al vostro DNA. Voi non sapete chi è la vergogna. Vi dovreste vergognare. La sanità l'avete ridotta ai minimi termini. Voi! Non scura! E mo tutti quanti che si danno da fare, anche il Movimento 5 Stelle. Ho visto nella persona di Paolo Parentela, il commissario se ne deve andare. E chi la gestisce, Paolo? Chi la gestisce, Paolo? La sanità in Calabria è stata terra di consenso, terre di nari, terre di raccomandazione. Ormai tutte queste cose si sono radicate sul territorio. Non è che è facile mi sradicate, io me lo auguro. Ma qua abbiamo bisogno di uno con le palle così. Perché, ripeto, non possiamo dare la responsabilità in toto a questo commissario che, ripeto, è stato mandato, va in Calabria a pigliare i mali morti. E vi che lo che arbi che c'è una gisina, come dice la nonna mia Virginia. È la politica che avete combinato questo mostro. Questo mostro è opera vostra. E tutti quanti muovendo scappate, come per dire, io su cazzi di scura, no, su cazzi di voi. Io non lo conosco questo scura. Ma la logica mi impone di fare questo ragionamento. È una logica sbagliata la mia. Vabbè, ma tieni, quello sapete che io mi batto per esprimere le mie idee. Sbagliate? Giuste? Ah, Madonna, osa. Su questo non dovete avere tu. Giudicate voi. Ecco qua, Cosenza. Ecco. L'orgoglio e l'angoscia nelle parole del dottor mentre spiegava all'ingegnere Scura che il reparto è proprio l'angoscia sentono. Politici, l'angoscia. L'angoscia. Come arrivato, mi pagavamo una siringa. 100.000 lire, no, e a Milano la regalavano, l'angoscia sentono, l'angoscia. Io mi auguro mo rinsavisce il calabrese e manco io ne chistigliamo, mo parliamo con dei pullman e mo c'è una carica e caggi in da panza. Cotone, manco mo stavamo buoni. Sì, per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio, basta con i commissari. Avrà anche delle responsabilità, magari anche una cosa sarà regolata male. Io per l'amor di Dio non entro proprio nel merito perché potrei dire delle cazzate. Allora avrà pure sbagliato qualcosa, sarà regolato male. Ma se stiamo parlando di macerie come Nagasaki, come Hiroshima, sono macerie che hanno commesso, che hanno determinato il comportamento della politica. In provincia di Reggio c'è un triangolo dove ci sono 4 ospitali, tra 10 chilometri quadrati, ma si può, ma si può. È chiaro che uno viene a chiedere di sforbiciare, perché i rami secchi si annientano, si cacciano, si tagliano i rami secchi.
La pigliamo col coso, la pigliamo. Donè. La colpa è di scuola. Donè. Noi abbiamo fatto anche dell'ironia, no? Sì. Più scuro non poté venire, più scuro non si può. Certo, però se ragioniamo, voglio dire alla politica, no? Le responsabilità partono da lontano, che cazzo c'entra scuola? Credo, come io per esempio, il dottor Alecci, i problemi della media partono lontano. Cosa posso dire al dottor Alecci? Nulla, da questo punto di vista, anzi, ci mancherebbe. Dottor Alecci, io sto solo chiedendo una maggiore presenza sul territorio, una maggiore incidenza, eccetera. Tutto qua. Ma se no quale responsabilità ci posso dare al commissario Cadamez? Chi sta venuto qua, è piombato qua, è atterrato qua? Perché qualcuno, più di qualcuno, n'ha portato a Picarelli. Non è vero? È vero, è giusto, non è giusto. I carti di Ginocchietto. Se poi le carte verranno ribaltate, sarò il primo ad esserne felice. E lo sta dicendo uno che è un garantista della prima ora. È un garantista della prima ora, però bisogna prendere atto che alla media la situazione è chiesta. Mi dica. No, stavo dicendo, Donè. Ah, perché stavi dicendo una cosa? Scusa, mi ti ho interrotto. Ho letto dove hanno parlato l'ospedale Rionete di Reggio, no? Ma l'ospedale Istituto del Mezzogiorno d'Italia, dove ero io. Il Claudio Villere, nel 62, ti parlo. Ne parlano bene forse, perché non ne parlano mai, vuol dire che ancora va bene. Ti preoccupare dei bambini. Quello è l'ospedale dei bambini. Vediamo che c'è. Ma parlano di ecco. Sanità, i lati scuri del sistema Reggio. E quindi è il discorso che facevo io prima. Cioè questo cazzo di sistema. No, sistema. Chi l'ha abitato? Scura. Si è radicato, siete capite? Tutti raccomandati. Tutti, voglio dire, sul blocco notici dei politici. Chi lo ha messo quello? Chi lo ha messo quello? Sono spartuti infermieri, i medici e le primarie. Molti primari in Calabria sono tutti quanti di matrice politica. Di matrice politica, ma lasciamoci fuori. Ok. Vogliamoci bene. Vi lascio a Giorgio Lena. Lui, cosa farai sentire i tuoi? Ci faccio una canzoncina che siamo quasi. Forse. Matica, faccio una canzoncina curiosa di Agra. Allora se ci vuoi, ci vuoi, perché l'amore tutto proprio i palli con questa sanità lui. Allegre. Ciao, Allegre. Ma chi sempre forte donne. Ha ragione Don Nero, ma che Dio ce la mande buona. Sapessi quanto no, mi bruciato. Noi giorno in dall'acqua lontana, con sai la mia bella che lavava. Ma io vista sola, sola, lontana, quella scusa ben muovevo ci parrai. Ti voglio bene, amore mio, a me contento, dimmi di sì. Di chi lo giorno che io vista tia, e sei rimasta dentro cuore mio. Tu che lo giorno quando alla lontana, tu mi hai rubato meglio marcatore, la mia richiamata a pelo d'oro, con le mie mani muto d'ogni attia. Io t'ho visto e non ti dissi niente, tu lo pigliasti e io vengo contenta. Io t'ho visto e non ti dissi niente, tu lo pigliasti e io vengo contenta. Lo maccatoro io me lo pigliai, lo tengo conservato in tasto cuore, e che stai degno di lo nostro amore, perché ci richiamaste lo mio nome. Signorinella, signorinella mia, tu mi rubaste la vita mia, di chi lo giorno
c'hai questa dia che si è rimasta dentro cuore mio. Signorinella mia, io non mi posso mai scordare tia, e che lo giorno c'hai questa tia che si è rimasta dentro cuore mio. Ok, va benissimo. Se Francesco mi dà un 30 secondi di salutare i miei nipoti di Genova. Allora, Antonio, Matteo, Alessandra, Noemi e poi i miei cognati, Franco e Laura ed Angela. Va bene? Vi ho salutato, vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao, ciao. Ci vediamo domani, sempre se Dio vuole.